tre gol e pensi di continuare ancora molto? Non lo so, per il momento sta andando bene così, anche perché finora in carriera, durante le stagioni, non è che abbia fatto chissà quanti gol, sono arrivato massimo a 4 di stagione, quindi sto andando oltre le previsioni. Qualcosa però è cambiato perché ti proietti in attacco con più continuità rispetto alla prima parte del campionato. Sì, diciamo che adesso più che altro c'ho più condizione, quindi ho più gamba e ho la possibilità di spingermi in avanti più spesso. E poi trovo il varco giusto e trovo soprattutto dei miei compagni di squadra che mettono la palla lì dove deve andare. Senti, c'è da trasmettere un po' magari a Sereni la freddezza sottoporta, no? La freddezza l'ho dimostrato domenica, però non l'avevo dimostrato mercoledì, quindi dipende dalle partite e dalle giocate. Sicuramente c'è chi può insegnare a Marcello la freddezza più di me. Diciamo che il Parma, quello visto domenica, è forse il Parma che più è riuscito a cambiare una partita in corso, sia dal punto di vista degli interpreti, ma anche proprio del modo di giocare, di scendere in campo. Sì, non eravamo partiti male perché comunque eravamo partiti pressando alto in San Marino, avevamo avuto una buona occasione con Ibs, poi dopo il gol ci siamo un pochino disuniti, è arrivata l'occasione di Marcello, però il secondo tempo abbiamo cambiato marcia, forse anche magari consapevoli del fatto, perché ci è arrivata la notizia che l'altro Vicentino stesse perdendo, secondo me ci ha dato quella carica in più perché comunque era una grande occasione. Ecco, a proposito di notizie del lato Vicentino, domani si giocano due recuperi, ci date un occhio oppure fate finta di... No, un occhio ce lo diamo sicuramente, sarei ipocrita nel dire di no, perché comunque è una situazione che ci interessa particolarmente e speriamo che loro facciano un passo falso, sia l'Alto Vicentino che il Forlì, per comunque avere un maggiore vantaggio su di loro. Ecco, in situazioni di questo tipo si è ripetuto spessissimo che l'avversario forse il più grande del Parma è il Parma stesso. Magari in situazioni del genere c'è il rischio delle volte, che non dico che lo spogliatoio si spacchi, ma che magari a volte ci sia qualcuno più scontento di qualcun altro. Ecco, da questo punto di vista vedere gli abbracci a Sereni non solo dopo il gol, ma anche a fine partita, proprio per dargli un segnale che aveva finalmente fatto vedere alcune cose, credo che siano il simbolo di un Parma che da questo punto di vista almeno per il momento non ha problemi. No, non abbiamo nessun tipo di problema al riguardo perché siamo un gruppo unito, anche chi non gioca si allena sempre al massimo. È normale perché per Marcello è stato un periodo particolarmente difficile perché magari non gli venivano delle giocate che lui ha nel suo repertorio, poi comunque è sempre un ragazzo di 18 anni, 19 anni, quindi la pressione, il mugugno, comunque un passaggio sbagliato. Per un ragazzo della sua età è particolarmente comunque importante avere la fiducia del gruppo e domenica si è comportata abbastanza bene, al di là del gol il primo tempo, poi il secondo tempo ha spaccato la partita insieme a Fabio. L'ultima da parte mia, ora arriva la seconda di questo trittico di match d'alta classifica, arriva di Molese che era partita a tutto spiano, tra virgolette, nelle ultime gare, aveva fatto 6 vittorie consecutive, poi 2 sconfitte contro 2 squadre importanti. Come arriva il Parma? Più che il Parma, come vedete questa gara? Cosa ne pensi? La vediamo come tutte le altre, la vediamo come un passaggio di un percorso che stiamo facendo e la vediamo come una partita da dover vincere a tutti i costi perché è vero sì che sulla carta siamo a 4 punti se domani l'Alto Vicentino dovesse vincere, ma anche se dovesse perdere rimarrebbe a 7, ma se non fa risultato pieno domenica torniamo a punti da capo. Quindi non si può parlare ancora di vera fuga. No, non si può parlare di vera fuga, sia perché mancano tante partite, poi perché il campionato comunque lo abbiamo visto, ci sono squadre che magari fanno 6 vittorie di fila, poi hanno un calo, quindi non possiamo ancora parlare di fuga, perché potremmo avere un calo anche noi, magari nelle prime giornate del ritorno con 10 punti di vantaggio, magari si potrebbe parlare di fuga, ma adesso no. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Tra poco comincia il mercato, se tu potessi scegliere magari chi vorresti avere con te in squadra, cosa consiglieresti al direttore sportivo? Al nostro direttore sportivo posso consigliare
che abbiamo un grande gruppo e che stiamo facendo bene così. Senti, scusa, venendo dalla Lega Pro, come l'hai trovata questa Serie D? Come te l'aspettavi? Parlo di livello tecnico, tattico, fisico, impiantistica, campi, terreni, insomma, com'è? No, vabbè, a livello di impiantistica, tralasciando Parma, era quello che mi aspettavo. Ed ero scettico anche per quello nello scendere di categoria, perché sapevo di andare incontro magari a campi impraticabili. Però ho notato che comunque il livello è abbastanza difficile e diverso dalla Lega Pro. La Lega Pro si gioca di più a calcio e puoi preparare una partita in base alla squadra avversaria, perché li puoi andare a prendere perché giocano a calcio. In Serie D diciamo che ci sta più questa palla lunga e quindi trovi difficoltà anche nell'andare a fare pressione sul portatore, perché arriva sta palla lunga. Quindi secondo me è un campionato abbastanza difficile, soprattutto per queste situazioni che si vengono a creare rispetto alla Lega Pro. Tu sei uomo del sud, che hai sempre giocato al sud, perché mi pare che sia L'Aquila il posto più sì, a nord forse qui hai giocato. La nebbia ti fa paura? No. Il nostro inverno padano? No. Diciamo che fino alla scorsa settimana stavo abbastanza bene, perché c'era il sole. Poi è arrivata questa nebbia, vabbè, starò in casa, che devo fare? Grazie.